Sei la più bella del mondo. Adesso però le nostre ragazze si trasformeranno in modelle per una notte e lo faranno con degli abiti meravigliosi, con gli abiti di Farace e Pasotti, con il termine sartoria, oltre che il luogo fisico in cui vengono realizzati gli abiti, si intende anche l'arte stessa, cara Fanny, del creare abbigliamento su misura con perizia artigianale. Saranno gli occhi ad ammirare. E soprattutto anche per i nostri amici a casa, siamo pronti a regalarvi l'alta moda di Farace e Pasotti. Right there when I need it.
Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. I'm not gonna compromise.
questa è davvero l'arte italiana. Signore e signori, davvero ancora un grande applauso alla moda di questi due amanuensi. Io utilizzo questa parola perché con le loro mani riescono a creare dei prodotti incredibili, proprio sanno, dopo tanto studio eccetera eccetera, come valorizzare la donna, e noi lo abbiamo visto questa sera proprio qui alla Baia Imperiale di Gabi Cermo. Una domandina proprio al volo, al volo, al volo. L'eleganza è prima del vestito o dopo, o prima o durante? Non serve vestirsi se non si è eleganti, è un modo proprio di rendere proprio l'abbigliamento un qualcosa in più per valorizzare la donna. Quindi il connubio tra l'essere e l'abito, ovviamente. Sì, esatto, serve a valorizzare la persona e quindi a renderla elegante nonostante possa esserlo già. Va bene, quindi insomma ci dobbiamo dare da fare, se non siamo eleganti nulla, neanche un vestito ci può aiutare, niente, niente. Va bene, scherzi a parte. Scherzi a parte, facciamo un grande applauso a Farace Pasotti. Grazie mille per questa partecipazione. Bene, le ragazze hanno bisogno ovviamente di riposarsi un attimo, devono ricambiarsi. Devono prepararsi, soprattutto per gli amici a casa. Attenzione ora perché sta per arrivare un altro blocco molto molto interessante. Quindi visto che anche la temperatura è un po' frescolina, noi possiamo anche ballare un pochino, muoverci, visto che c'è un altro momento musicale. Dici di che cosa si tratta. Con Mariangela Argentino. Io la farei venire subito qui, è una giovane ragazza. Vieni, vieni. Buonasera, Mariangela. A tutti, grazie. No, la voglio far venire era qui perché pronta, lei era già pronta per cantare, se va ritorna poi la riaccompagno, poi ma la poi riaccompagno, la riaccompagno come gentleman, perché lei è stata proprio miss proprio qui. Esatto, sì. Ha portato bene. Quando? Devo dire di sì, tempo fa adesso. Quando avevo 15 anni. L'altro ieri. L'altro ieri. Beh, giovanissima, quindi avevo l'altro poi ieri effettivamente. Però diciamo le cose un po' più che a te sicuramente fanno più piacere. Sei stata a Sanremo nel 2007. Sì, il mio grande sogno era quello poi di fare la cantante, infatti poi ce l'ho fatta, perché poi questo è il messaggio che io voglio lanciare alle ragazze. Poi credo che ognuna di loro abbia un talento e comunque un'aspirazione in un campo specifico. Io credo davvero e fermamente che quando si vuole fare una cosa, poi prima o poi... Certo, assolutamente sì. Hai pure fatto a Striscia la Notizia... Esatto, sì, la colonna non sonora. Non la velina, ti dice no, la velina è bella, no, la colonna sonora. No, la colonna sonora di Striscia la Notizia, il mio brano che si chiama Mamma Mamma Bra, che fa prima mamma, poi non mamma, non è chiaro ma splende il sole, dopo piove, mamma mamma. Quindi una miss questo che canta, una bella ragazza. Che insomma poi avrà qualcosa un in comune con Striscia la Notizia, mi sembra che ci sia. Se lei dice sbaglio tempo fa, io dico proprio secoli fa. No, ma era la scorsa settimana, dai. Esatto, insomma. Esatto. Bene, allora, io a Sanremo poi mi sono proposta con un brano che si chiama Nina Nanna, che ha avuto moltissimo successo, dischi d'oro. E adesso sto lavorando... Tre dischi d'oro, giusto? Sì, esatto. Bravissima. Sto lavorando a un progetto un po' più arrabbiato, perché comunque la musica che mi piace particolarmente è un po' più rock elettronico. Ma perché ti senti dentro così? Sempre è stata, poi quello era un progetto comunque dettato anche, un compromesso, ecco, comunque quando sei molto giovani bisogna ascoltare anche le persone che ti seguono. Quindi stasera una cover, giusto? Sì, una cover che si chiama You Lost Me, credo sia molto data, romantica, non vi farò ballare come al solito, ma vi farò, insomma... Quindi spero di farvi piacere. Tu vorresti che la più bella del mondo ti portasse bene come è successo qualche tempo fa, quindi reiteri in ne qualche modo. Ne sono sicura. Bene, allora ti facciamo i migliori auguri. E io grazie nel frattempo grazie finalmente realizzo il mio sogno, quello di diventare grazie valletto per una sera. Esatto. E allora mentre saliamo le scale. Mariangela Argentino. Grazie. Eccola qui. Grazie. Allora, tu sei posizionata, è già stato detto, signore e signori, Mariangela Argentino. Grazie. No.
Brava, brava, brava. Che dobbiamo dire, eh? Grazie, volevo veramente dedicare questo brano a Amy e Gigi Ferrari, che sono di Piacenza come me, uh-huh, e hanno segnato una parte importante della mia vita insieme a questo concorso. Bene, grazie. Ti facciamo i migliori auguri e un bocca al lupo a tutte le ragazze. In bocca al lupo anche a te, ovviamente, per la tua carriera da cantante. Grazie. Va bene. Complimenti a Mariangela Argentino. Sei la più bella del mondo.